La conferenza stampa di fine anno è un momento per tracciare il bilancio anche da parte della giunta comunale. Sul fronte della sicurezza, l'annuncio dell'assessore Gianfrancesco Camurrini dell'arrivo di 27 nuovi occhi elettronici in città ed una particolare attenzione alle periferie. Telecamera, abbiamo preso due delibere consequenziali, l'ultima proprio una settimana fa, con la quale abbiamo deciso di installare altre 27 nuove telecamere, prevalentemente nelle aree centrali, nelle aree dove c'è più rischio, dove magari c'è anche più degrado, i vicoli del centro, vicolo Capitano Ardelli, se non ricordo male, uno di quelli che è il noto urinatoio aretino, purtroppo. Ma anche nelle principali direttrici, cominciamo da via Tarlati, viale Santa Margherita, dove verranno installate telecamere anche per il monitoraggio delle targhe. La riapertura della alternativa via della Magnanina, in questi giorni ci dovrebbe arrivare l'ok da ANAS. Abbiamo approvato proprio 10 giorni fa interventi su tutta la parte del centro storico proprio di Santa Firmina, piuttosto che interventi a San Leo. Le frazioni sono state toccate più o meno tutte, anche in seguito agli incontri che ci sono stati. Quindi andiamo avanti per quello che ci eravamo prefissati, con un po' di ritardo dovuto agli eventi eccezionali, tutte le volte lo devo ribadire, ma purtroppo ci hanno drenato veramente tante risorse. Sul fronte del sociale, i risultati raggiunti grazie ai controlli dell'amministrazione comunale negli edifici di edilizia pubblica residenziale e la delibera sugli anni di residenza che ha dato i suoi frutti. Siamo stati il primo comune d'Italia a riportare un po' di equità nei confronti degli italiani, riuscendo ad assegnare anche alloggi a persone che erano in attesa da 15 anni. Abbiamo riportato equità chiedendo a tutte le famiglie straniere che ci certificassero lo stato immobiliare di proprietà all'estero, in quanto gli italiani erano soggetti a un controllo a tappeto al catasto, mentre per gli stranieri bastava un'autocertificazione. Facendo così abbiamo portato le percentuali ad Arezzo degli italiani in graduatoria, si sono attestate sempre intorno al 45, non più del 50%. Con questo nuovo bando siamo riusciti a creare una graduatoria col 75-76% di italiani. Oltre al bando, tutti gli uffici, e di questo li ringrazio, si sono impegnati quotidianamente per fare una verifica su già gli assegnatari degli alloggi, per cui anche grazie a segnalati. Sì, sì, sono 50 fra liberi e in attesa insomma di essere sgombrati. Sono stati anche dei casi di aretini che comunque avendo un'attività commerciale e avendo sentito che era cambiata l'aria, che non si guardava in faccia a nessuno, allora i furbi fuori tutti, che siano italiani che siano stranieri. E quella idea che avevamo e che era stato un po' uno dei punti cardine della campagna elettorale, che era il prima gli aretini, sta diventando un dato fattivo nei numeri. Ormai diciamo che sopra il 70% dei servizi che noi eroghiamo sono dedicati a cittadini aretini di lunga permanenza. A questo si aggiunge una modalità più razionale di erogare i servizi attraverso i voucher, che sono state una novità assoluta della Giunta Ghinelli, approvati anche quelli nel dicembre del 2015, ma entrati a regime a metà del 2016, quindi cominciamo oggi veramente a misurare sul campo che quello che ci sembrava buono nella teoria è diventato buono nella pratica.